Oggi nel calendario lunisolare è un momento magico particolare perché i diversi mondi si connettono. Noi presso il Tempio di Giove a Roma teniamo la fossa del Mundus che viene aperta in determinati giorni dell'anno in cui cadono delle importanti sincronizzazioni cosmiche, sancite dunque dal calendario, alcune solari, altre lunari. In questo momento i diversi mondi entrano in connessione, quindi quando voi leggete sul calendario Mundus Patet, vuol dire che è un giorno in cui tutto si riconnette, ciò che è sotterra con ciò che è nel cielo, ciò che è nel mare con ciò che è in terra. Questa ampia connessione dei mondi e delle divinità è un punto cruciale nel quale tutti gli dèi entrano a banchettare in Olimpo e tutti gli dèi assieme discutono di quelli che sono i destini del mondo. Questo è il mito che chiaramente vuol significare un momento magico, astronomico e astrologico particolare nel quale l'uomo deve dedicarsi alla connessione con tutti i mondi che in questo momento sono connessi. Quindi il Mundus è un dies di riflessione, di meditazione, di attività sacre. È un giorno importantissimo. Più che mai in questo momento storico necessitiamo di meditare, un momento nel quale la coesione sociale sta venendo meno, la società si sente divisa e le paure e i timori vanno diffondendosi nei diversi schieramenti. Noi dobbiamo concepire momenti dell'incontro delle varie dimensioni come un ritorno all'uno. E quindi oggi dal Tempio di Apollo volgiamo la preghiera a Dio perché si ritorni all'unità, nella concordia, nella libertà, nel rispetto degli altri, nel rispetto degli individui. Un ritorno fondamentale che non può avvenire se prima non conquistiamo una libertà interiore. Ecco l'importanza del rito e dell'azione rituale. Risvegliare il daimon che è in noi perché ci consenta di conquistare la libertà dai preconcetti, dalle catene materiali, dalle catene ideologiche, per conquistare invece una libertà trasversale, superiore, che ci connetta alla dimensione celeste. Il sole che scalda è il portatore di luce, di calore, si dice di verità e di vita. Persino l'alga nelle profondità dell'oceano esiste grazie alla luce solare che penetra le acque. E quindi il sole può penetrare anche le acque delle passioni e illuminare il nostro spirito in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento, illuminare la nostra anima e far sì che risorga dalle acque. Bene, il nostro augurio è che in questo momento storico il sole illumini la coscienza degli uomini e li riporti sulla retta via del dialogo, del rispetto reciproco, dell'affetto tra i simboli. I test.